Nei giorni scorsi a Shanghai si è svolta la cerimonia conclusiva del premio Corradino d'Ascanio per l'innovazione, istituito dall'Associazione Abruzzesi in Cina con il sostegno della Regione Abruzzo, del Consolato Generale d'Italia a Shanghai, dell'ICE, Italian Trade Agency, e del CRAM, Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo. Il riconoscimento mira a promuovere e valorizzare le eccellenze abruzzesi, favorendo gli scambi commerciali e culturali tra Abruzzo e Cina. Intitolato all'ingegnere abruzzese Corradino d'Ascanio, celebre inventore dell'elicottero e della Vespa, il premio quest'anno ha visto trionfare due aziende di spicco: Fameccanica Data S.p.A., leader italiano nell'automazione e nelle soluzioni industriali con una solida presenza in Cina, e Shanghai Toflon Xi'an Tech Co., Ltd., importante azienda cinese specializzata in liofilizzatori per l'industria farmaceutica, che ha investito significativamente in Italia. A parlarne al TG8 è il vicepresidente dell'Associazione Abruzzesi in Cina, Carlo Diego D'Andrea. Il premio nasce dall'iniziativa dell'Associazione degli Abruzzesi in Cina per riuscire a migliorare gli scambi tra la regione Abruzzo e la Cina stessa. Ringraziamo il presidente Marsilio e tutta la regione Abruzzo, ma anche il CRAM, per averci supportato in questa iniziativa. Abbiamo dato il premio anche quest'anno a due importanti società, una abruzzese, la Fameccanica Data S.p.A., perché è presente in Cina da oltre 20 anni e ha contribuito allo sviluppo tecnologico della produzione di pannolini e ingegneristica per quel che riguarda il settore dei pannolini in Cina. E anche abbiamo dato un premio a una società cinese che ha appena investito in Italia, la Toflon, nella farmaceutica, e abbiamo dato questo premio perché l'Abruzzo è riconosciuto nel settore della farmaceutica e del biomedicale, e vogliamo che la società Toflon continui i suoi investimenti in Italia anche in Abruzzo. Siamo molto felici di aver avuto tra di noi anche il presidente del Consiglio Comunale di Chieti, Luigi Febo, che ha rinnovato i rapporti tra la città di Chieti e la città di Yancheng, che sono gemellate da oltre 30 anni, è venuto con una delegazione di giovani imprenditori e ha partecipato a questa edizione del Corradino d'Ascanio qui a Shanghai. È importante continuare a promuovere l'Abruzzo e le attività che gli abruzzesi fanno sul territorio qui in Cina, alla fine di attirare più turisti cinesi in Abruzzo, ma anche con l'opportunità di poter vendere più prodotti dell'agroalimentare come vino, pasta, miele, per promuovere il made in Abruzzo tra i consumatori cinesi, che hanno oltre 300 milioni di consumatori di classe media che possono comprare i nostri prodotti e amano senza dubbio il made in Italy.